Troviamo un'altra lotta, avevo citato il trasporto su rotaia, quello su ferrovia. Sì, colleghiamo al telefono con Stanislao Forcarelli, treni notte, da quasi 3 mesi su quella torre a Milano. Quanti sono i giorni esattamente, Stanislao? Buonasera. Buonasera direttore, sono 79 giorni precisi oggi. 79 giorni, 79 quindi giorni che siamo qui sulla Torre Faro di Milano più di 2 mesi Centrale. e mezzo al Più di freddo, due in mesi e condizioni mezzo. durissime. Abbiamo visto Sì. e facciamo rivedere delle immagini girate di giorno, quelle girate di sera sono ancora più dure. Lei è rimasto solo perché ad un certo punto, e come era inevitabile, i suoi colleghi hanno deciso di scendere. Avete, secondo lei, ottenuto qualcosa con questa protesta estrema? Guardi, abbiamo dato un po' di fastidio, lo stiamo dando, sia a livello mediatico che a livello che in tutte le maniere, anche perché molti politici sono venuti qui, Nichi Vendola in primis, che si è preso l'impegno di portare questa questione dal ministro Passera, e appunto Passera ha già rivisto le posizioni andando a colloquio, appunto, dovrebbe riunire un tavolo tecnico con Trenitalia per il ripristino, almeno di un po' di treni per il mezzogiorno, comunque che riguardano l'assa adriatica della Puglia. Quindi Ma abbiamo aperto comunque un po' di l'amministratore sensibilità. delegato di Ferrovie non è salito lassù, no? No, Anche se lui è assolutamente. stato Non sindacalista, perché dalle diciamolo ferrovie non questo. abbiamo visto nessuno, veramente, nessuno, non solo l'amministratore legato, nessuno delle ferrovie è venuto qui. Perché Quindi la diciamo tesi che sono un po'. del liberismo di questi tempi è: ma noi non c'entriamo, i treni di notte non sono delle ferrovie. Ce lo spieghi questo, se, per favore, Ma i servizi Stanislao. universali sono delle ferrovie, anzi, è soltanto che lui l'ha ritenuti dei rami secchi, appunto, ossia che non sono improduttivi, perché praticamente i voli low cost hanno soppiantato il trasporto su rotaia a lunga percorrenza. E quindi, visto che sono improduttivi, l'ha reputati rami secchi e il 12 dicembre, al cambio orario, ha tagliato praticamente questi treni, quindi ha diviso l'Italia in due, nord e sud del paese, quindi lasciando isolato il sud proprio dal resto dell'Italia. Questo lo so, però tecnicamente voi non dipendevate dalle ferrovie, questo è quello No, noi che siamo io. ex Servirail, ultima Servirail azienda, prima ancora Pagolis eravamo, E quindi quello diciamo lo società in chiarivo appalto. per dire qual è il cavillo su questa vicenda. Poi l'altra questione è che le ferrovie ormai fanno cassa, e meno male che c'è, con il trasporto veloce, che costa quello che deve costare, talvolta quanto l'aereo, talvolta di più, e invece sulla lunga percorrenza, quello che è stata la storia d'Italia, il treno dal sud al nord, ci sono o treni low cost senza carrozze eletto, né tantomeno, e neanche Però cuccette secondo spesso. noi, scusi Prego. direttore, però secondo noi c'è bisogno comunque di una varietà di Certo. l'utenza deve comunque variare, anche perché i treni nostri sono i treni sociali, comunque persone che ammalati, persone che vengono dalla Sicilia per curarsi al nord, emigranti che venivano dalla Germania, dalla Svizzera, comunque fasce deboli che usufruivano di questo servizio universale. Quindi avevano la possibilità di scegliere, non cambiare obbligatoriamente con la freccia rossa a destra e a sinistra per tutta Italia. Assolutamente sì, quindi è Quindi una lotta che riguarda anche noi utenti, questo non c'è certo, dubbio. infatti la nostra lotta è stata prima una lotta appunto di cittadinanza. Io mi sento prima adesso nei diritti di cittadino italiano, che comunque non ho più questo servizio, e poi chiaramente uno degli 800 licenziati dell'ex Valolis. Ci sono Quindi altre torri in tutta Italia dove ci sono suoi colleghi o lavoratori che hanno un problema simile? sì, sono i lavoratori del Prenestino a Roma, che sono sempre della Valolis, che sono di Torino e di Roma, e poi ci sono altri presidi in stazione a Venezia, a Torino e a Messina. E a Quindi Messina. diciamo gli impianti dove noi, insomma, i nostri impianti dove gli impianti sparsi in tutta Italia. E voi quello che chiedete è un interlocutore, come si dice in sindacalese, un tavolo Sì, noi che. chiediamo questo tavolo nazionale, infatti la Camusso il 26 dicembre qui ci aveva promesso appunto questo tavolo nazionale, ma al momento tutto tace, quindi non abbiamo, dal fronte sindacale non abbiamo avuto nessuna risposta. Dal fronte della politica mezze parole, ma nulla di nero su bianco ancora non l'abbiamo visto, quindi Io la credo che ci ringrazio rimangano tante. Stanislao e ci Grazie direttore, sentiremo grazie. ancora perché almeno che posso fare? Non, nient'altro che questo, si senta un po' No. meno solo in questa sua testimonianza.